onori di partecipare alle primarie di domenica, 3 marzo, di farlo con la consapevolezza che il Paese ha bisogno di un'alternativa forte a Lega 5 Stelle che ci stanno riportando in crisi, e questa alternativa la si può costruire insieme col Partito Democratico, un Partito Democratico rinnovato, forte, capace di lavorare su alcuni temi fondamentali. Questo al di là dei tre candidati. Questo al di là dei tre candidati, io ho sempre detto che i miei avversari non sono Zingaretti e Giochetti, ma sono Di Maio, Salvini e questa destra pericolosa che ci sta riportando in recessione e ci sta facendo vedere anche le sceneggiate vergognose di questi minuti, di queste ore, su questioni molto delicate come quelle che hanno a che vedere ad esempio col processo al Ministro dell'Interno. Il Sud è quello che vi ha dato particolare delusione, no, alle ultime elezioni, quindi scegliete di partire da qui, in che modo diverso rispetto a qui? Noi dobbiamo ripartire da qui con grande serietà, lavorando su alcuni temi decisivi che sono quelli dello sviluppo, del lavoro, senza illusione, ma con la credibilità di chi non fa promesse a vanvera, ma sa che lo sviluppo del Mezzogiorno passa attraverso investimenti, servizi, lavoro. Credo che questo governo stia tradendo il Sud, in tutto e per tutto, e penso che noi abbiamo la responsabilità di costruire una prospettiva diversa, fatta di proposte concrete a partire proprio dai temi del lavoro. Il manifesto di Calenda può essere solo per l'europeo, può essere appunto un primo passo verso quella prospettiva diversa di giovane? Ma per me è un contributo importante innanzitutto verso le elezioni europee. L'ho sempre detto, penso che ci siano delle idee utili per il Partito Democratico e per tutti quelli che vogliono combattere le persone che vogliono portarci fuori dall'Europa, pensando che fuori dall'Europa l'Italia sia più forte. Non è così. L'unica prospettiva utile per l'Italia è una sovranità europea più forte, un'Europa più sociale, più politica, e non certo governi nazionalisti che sono capaci di dire prima gli italiani, salvo poi andare a sbattere contro quegli amici loro che dicono prima i polacchi, prima gli austriaci, prima gli inglesi. Così non si proteggono le persone, tantomeno gli italiani. Cosa salverete del governo precedente di Renzi? Cosa salverete del governo precedente del PD? Ma guardi che il problema non è salvare o non salvare, il problema è riconoscere il lavoro che abbiamo fatto, i punti importanti che siamo riusciti a ottenere, in particolare portando l'Italia fuori dalla recessione più pesante del 2007-2008, naturalmente ragionando anche sulle cose che dobbiamo fare meglio. Penso che in particolare sul tema della lotta alle disuguaglianze dobbiamo fare molto e dobbiamo sfidare questo governo rispetto alle ricette sbagliate che sta proponendo l'Italia al Mezzogiorno in primis. Ieri Renzi da Fazio ha detto che il Partito Democratico si occupa ancora di noi, invece di occuparsi con delle grandi tematiche. L'unica domanda che avete sentito in questa discussione l'ha fatta lei, non certo io. Grazie. Autonomia differenziata, servizio che aumenti il tempo tra nord e sud. Dobbiamo scongiurare assolutamente qualsiasi deriva che aumenti il gap tra i territori, qualsiasi pulsione da secessione mascherata. Noi abbiamo bisogno di nuova coesione nazionale e c'è bisogno che il governo non faccia forzature su questo, ma che metta nelle condizioni il Parlamento di discutere. Non solo le primarie per la sede nazionale, ma si avvicinano anche se 2020 le primarie per il Consiglio regionale. Un centro-sinistra che ancora è spaccato, no? Tra due parti, diciamo. Lì è sempre stato obiettivo il senatore Stefano, ha criticato anche Michele Emiliano, bisogna però ricostruire un vero centro-sinistra. Ma io credo che oggi il punto non sia immaginare primarie, non sono nemmeno in grado io di capire se saranno necessarie, se saranno lo strumento più idoneo. Io credo che oggi il centrosinistra in Puglia abbia necessità di recuperare la rotta, di raccogliere un po' i frutti, ma anche le riflessioni critiche di questa esperienza che si avvicina all'ultima parte di mandato, e quindi servirebbe una discussione vera, autentica, anche per recuperare dei compagni di viaggio che nel 2015 hanno sostenuto Michele Emiliano e che oggi sono in una posizione abbastanza distaccata. Questo è l'impegno che dovremmo mettere in campo tutti quanti.